Ciao ragazze, eccomi qui finalmente con un nuovo tutorial. In questo tutorial andrò a fare un personaggio della Sanax della serie Sentimental Circus, ovvero il Percino di Sciappo. Questo qua, come vedete, l'ho già fatto. Possiamo partire subito col tutorial, vi dico quello di cui abbiamo bisogno, ovvero la nostra base, i nostri attrezzi. Poi ci servirà un pennarello indelebile, io sto utilizzando questo della Sadler, che, oddio, vediamo se c'è, no, non c'è la finezza, comunque vi faccio vedere, appunto è questa, vedete che è abbastanza fine. Come colore ci servirà del nero, io sto utilizzando il fimo, quindi il numero 9. Del bianco, io sto utilizzando sempre il fimo che è il numero 0, ed infine del rosa per fare la base del viso, e io sto utilizzando questo rosa chiaro che è della Sculpey e dovrebbe essere il ballerina, che purtroppo qui ormai mi si è rotta tutta la confezione, quindi comunque dovrebbe essere il ballerina. E niente, possiamo subito partire col tutorial. La prima cosa che facciamo è una pallina con il nostro rosa. Ecco qua, dopo aver fatto la nostra pallina, cosa andiamo a fare? Iniziamo a schiacciarla in questo modo con le dita. Ok, fino a formare un piccolo cerchio. Dopodiché andiamo a iniziare a tirare due lati, che saranno le orecchie del nostro sciappo. Questo modo, mentre la parte sotto cerchiamo di modellarla affinché, vi faccio vedere il mio squishy in questo caso, si formi la parte piatta e arrotondata che sale sulle orecchie in questo modo. Quindi la modelliamo. Modelliamo le orecchie. Questa, che sarà quella più alta, come vedete, è molto bombata, quindi andiamo a schiacciarla e la arrotondiamo bene, mentre l'altra deve scendere. Quindi anche qui la schiacciamo e la facciamo scendere. Ok? In questo modo. Poi, per dare la forma in mezzo, ovvero la testina, prendiamo il nostro attrezzo, incidiamo da una parte vicino all'orecchia e dall'altra. Vedete che si forma in automatico. Poi chiaramente andiamo a modellare un attimino a smussare l'angolo. Ok? Come vedete, questo l'ho fatto molto piatto rispetto a questo, che è molto più alto, ma dopo vi farò vedere perché. Quindi, una volta che siete arrivati a questo punto, modellate bene le orecchie, che sono la parte, diciamo, più complicata. Anche per questa qua potete aiutarvi con un attrezzo per dargli le forme bene. Ok? Una volta che siete arrivati qui, mettiamo un attimo da parte il nostro musetto rosa e andiamo a prendere il bianco. Quindi facciamo una pallina con il nostro bianco. Fatta la pallina, la schiacciamo e gli diamo la forma dell'interno del viso, ovvero una parte più piatta e l'altra ovale. Potete anche aiutarvi in questo modo. Questa non deve essere comunque molto precisa perché andremo, infatti deve essere abbastanza alta, andremo a ricoprirla dopo, vi farò vedere perché. Una volta che avete ottenuto circa questa posizione, andiamo a metterla. Ok, la fate aderire. Anche se vi si macchia non è un problema, perché andremo a prendere ancora un po' del nostro rosa. Facciamo un salamino bello lungo che ricopra tutta la circonferenza del volto bianco.
e lo applichiamo. Naturalmente non è che deve essere molto alto. Questa cosa la facciamo per dare spessore. Ok? Ora lavoriamo bene gli angoli in modo da smussare, che si veda il meno possibile l'attaccatura. Schiacciamo bene. Quindi vedete che si sta alzando piano piano. Ok. Una volta fatto questo, riprendiamo ancora il nostro bianco, una parte abbastanza fine. Facciamo la solita pallina, la schiacciamo come prima, facciamo lo stesso procedimento per rifare il viso in pratica. Però questa volta appunto è davvero una sfoglia molto molto leggera. Quando avete fatto la grandezza desiderata, basta picchiettarla un po' con le dita per allargarla, andate a posizionarla al centro sopra l'altro pezzo bianco e andate a tirarla fino a che non ricoprite bene tutti i bordi. Così. Una volta che avete fatto questo, andate a modellare il volto. Quindi tiriamo la parte della base in modo da rendere il viso più ovale da una parte e l'altra la schiacciamo per renderla più piatta. Ok, ecco qua. Adesso cosa andiamo a fare? Prendiamo un po' del nostro fimo nero. La prima cosa che facciamo è un semplice pallino. Così. Una volta che avete fatto il vostro pallino, andate ad applicarlo qua sull'orecchia. Piatta, in questo modo. Poi ne prendiamo ancora. E andiamo a fare il cappellino, che c'è sempre nel nostro sciappo. Quindi modelliamo, facciamo anche qua la pallina. Una volta fatta la pallina la schiacciamo. Andiamo a tirarne una parte, un lato, per creare il bordo del cappello. Quindi tiriamo così, vedete? Con le dita, piano piano. Intanto praticamente la forma del cappello già la prende. Potete anche aiutarvi con un attrezzo a intagliare un pochino. Appiattite la parte sopra e schiacciate. Quando siete soddisfatti, potete andarla ad applicare. Se volete, come qua per esempio, potete andarlo a rigirare, eccetera. Io infatti lo faccio. Giro un angolino. E lo applicate qua, sotto l'orecchia dove avete messo il puntino nero. Ecco qua. Così. Ora andiamo a fare, prima di fare il viso, la scritta bianca che trovate sempre sopra il cappello. Quindi prendete un po' del vostro bianco e fate un quadratino. Quindi vi aiutate con qualche attrezzo. Tagliate e fate un quadratino. In questo modo.
schiacciato un pochino, l'ho appiattita e smussato un po' gli angoli. Andate ad applicarlo dove c'è il cappello. Così. Voilà. Poi cosa andiamo a fare? Adesso potete prendere il vostro pennarello indelebile. Per prima cosa facciamo le righettine che vedete che ha. Queste qui, quindi mi aiutate e fate queste lineette. Se posso dare un consiglio, non fatene troppe perché tanto non serve, va bene, giusto un 7, 7, 8, viene fatte 7. Ora andiamo a fare gli occhietti, che sono alla fine due. Pallini alle due estremità del viso, quindi una a destra e una a sinistra, non al centro. Così. E l'ultima cosa, andiamo a fare la boccuccia, che come vedete è proprio appena appena accennata. Quindi piccolina, molto vicino agli occhi. So che alcuni preferiscono farle in fimo queste cose, e sinceramente mi sto trovando molto meglio con i pennarelli, quindi la faccio con il pennarello. Purtroppo c'è da dire che, come in questo caso, mi ha sbavato un po' il colore. Ma non è grave. Ora, come ultima cosa, è la scritta sul cappello, e quindi andremo a fare Mustier, credo che si dica, non ne sono sicura. Comunque, se riuscite a vedere, c'è scritto una M, una A, una S e poi sotto una T, E, E, R. Andiamo a scriverlo. Anche qui non deve essere preciso, basta che si veda che c'è scritto qualcosa. Perché comunque non vi verrà mai bene, a meno che non avete davvero un pennello di quelli di precisione, è difficile farlo veramente bene. E niente, il nostro sciappo è terminato. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, come ho fatto io, potete magari aggiungerci una stellina, tipo queste che io ho fatto con lo stampo, qua magari sull'orecchio per coprire qualche imperfezione. E nulla, spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.